Ma la chiave ce l'hanno dare? No. Ma poi scusa, che ne ho io di segnare il passeggero? Io c'ho la chiave! Volevo dirvelo! Non avrei la chiave io, però se volete ci provo come Transformer. La chiave ci manca, va! La chiave! Non c'è chiave! Sette! Non ci sono! Eccole lì, eccole lì! Aspetta, sottino! Eccole, ecco! Allora, innanzitutto mettiamo subito il manuale. Ma come sono noi? Sì, bravo. Bambino, occhio perché ti do una specchiettata. E basta? C'è altro? Oh mia. Nulla. Kick down. Viaggia, ma si vede che è tappato, ragazzi. Ma si vede tanto. Euro 5, Euro 6. Questo è Euro 6B. Euro 6B. Cioè, questo è il giro? No, il giro poi tra un po'. No, si parla di gioco dopo, tagliate le curve. E la Cupra mi va bene. Ma no, guarda, la Cupra c'hai, la fanno provare. C'hai modo per fare il PT, prova. No, come sto sport viene S. È diverso dai Golf 6 o comunque, perché mio fratello c'ha la Leon, il modello prima di questo, due modelli prima in realtà, che è il 2170 cavalli. Ovviamente il selettore, cioè l'S non è fatto in questa maniera, prendi, lo riclicchi una seconda volta e ti viene S. Se lo rimetti in drive basta e fai così, ora è in drive, fatti a scala auto, così in S. S qua. Okay. La marcia. Quella è la marcia, sì. La marcia. No, anzi, che è attento. Comunque, se è provato la 500, come te. No, non si è aperto lo sportello. Ma non ci credo, si apre lo sportello da solo, dai, ragazzi. Dai, ragazzi, cioè, è macchina nuova, ragazzi. Una cosa del genere alla Golf, no, Alla 7, però. Io ho provato il 124 stamani. Com'è? No, là, ma quale hai provato? L'Abarth o l'S normale? No, l'Abarth, quello coupé, veleno. 2000... Qual è il 2000 turbo? No, sì, che? 500, come vedete, sì, va bene, ma... Per esempio, vedi? Mi fa pensare, ma scusa, ma perché non hai scalato in seconda lì? Dai, lo fa. No, non capisco. Dato gas, ma dagli la fine, no, la marcia. Dovrei, teoricamente, però speravo che in sportivo mi facesse un minimo di scalata. Ma senti il gas? Poi, senti kick down. Bella di partire a... Ma ti cambia da sé, quindi? Sì, sì, faccio tutto da sola. L'automatico, però è da gas, lo puoi togliere anche. Sì, sì. Per tutta gas è più da 5.
Sì, dai colpo di gas e ti fa la scala. Guarda. No, anche se ne dà un po' di più, se sei a filo e dai. Fatto da mezzo. Il piatto c'ha la cupra, mi dice, ma che cazzo stai a fare? No, vabbè, dai. In effetti è così. Ora vabbè, cerchiamo di non... Ah, quella è la visuale lì, ok, quella è la visuale, come c'è. Cioè, proprio una è non è la visuale. Ci dovrebbe essere da veicolo c'è, poi da lì delle opzioni che ti fanno fare setup. Accelerazione che va da 0 a 100. Ok, sistema ESC. Toglie. Vabbè, a parte le SC Sport, vai, ok. Pneumatici. Si sente la guida, vabbè, no, quelle no, mi sa che non ci sono. Dai. Ci sono. Pensa alla guida, vogliamo tutto. ACC. Ah, bella buca di grazia. Front assist. Non voglio assistere. Distanza. Sì, abbastanza. Cioè, allora vi dico, io lo sto guidando ora, sì, la sensazione non è malvagio. C'ha un difetto grossissimo. Non si sente minimamente la strada. Cioè, io la sto guidando, accelero, ma non senti che c'hai sotto alcun... Non senti che c'hai... Eppure, avendo messo quella funzione in quel modo lì, teoricamente dovrebbe esserci... In realtà ti dovrebbe anche sgommare, no? Cioè se ti parti da fermo e tu dai. Teoricamente sì. Cioè, non ci sono controlli di nulla. Cioè, se le va tutto ti serveva. L'unica cosa che posso fare è fare quel manuale. Ah, fine ora. A te ti ha fatto già qui quello 120 anni. No, ci sono filmati prima. Sì? Sì. Invece dentro. Okay. Conclusioni. Allora, tralasciando il fatto che sono in pigiama e spettinato, vabbè, quello è un altro problema. Sono in quarantena e questo video mi è venuto in mente avendo trovato delle vecchie clip che avevo di una vecchia dashcam e ho deciso di quindi fare questo piccolo video. Quindi mi scuso per la qualità, mi scuso anche perché non è, diciamo, forse uno dei video principali e prioritari che volevo fare. Le conclusioni però comunque su questo video, anche se sono passati 2 anni, sono passato a una macchina di SG. Non vi dico quale, anche perché sarà uno dei miei prossimi video, ma forse avevo già detto, non me lo ricordo. Sono un po' fermo, mi dispiace, scusate. Alla fine del video dicevo che praticamente non sentivo la strada. Ho ancora una Yaris TS del 2005, quindi una macchina di tecnologia un po' vecchio stampo, quindi solo controllo la stabilità elettronica, sì, ripartizione di frenata e quant'altro, però comunque una macchina dove, diciamo, l'elettronica che c'è dal volante alla ruota è veramente minimo. E sono comunque passato con una macchina di SG, come ho già detto, e ho trovato delle differenze sostanziali. Si sente che si parla di tecnologie e di macchine di generazioni un po' diverse. Comprerei una Seat Leon, anche se, cara Seat, il fatto che si aprano quattro oggetti accelerando o con le buche non è il massimo. Probabilmente le Seat Leon di ora non l'ho viste, non l'ho provate, non ho avuto possibilità, diciamo, di
di poterci salire a bordo, però credo che Seat sia migliorata notevolmente. Io ho visto già dalla vecchia Seat Leon 8 valvole che aveva mio fratello, la vecchia 1900, a per esempio la Leon che ha lui, che è il penultimo modello, il 2011-2012, vabbè. Sì, notano differenze a livello anche costruttivo e di interni. La comprerei, cioè sarebbe una macchina che comprerei, soprattutto per un discorso di novità, perché poi alla fine c'è tantissima elettronica, anche troppa, anche essendo, cioè, per quanto io sia comunque un grande usufruitore di elettronica, bazzicando, come si dice dalle nostre parti, bazzicando molto nell'elettronica e in tutto quello che c'è, avere una macchina diciamo con tutta quella elettronica forse sarebbe anche troppo. Sono ancora un po' per il vecchio style, un po' per il vecchio nudo e crudo, come può essere una Yaris TS, come può essere altre macchine dove l'elettronica c'è, sì, però si ferma ad un tot, cioè c'è un limite comunque a tutto, in quanto l'elettronica di ora decide anche se devi dormire, se non devi dormire, quanto devi girare, la distanza di sicurezza, la temperatura, la pioggia, il vento a favore, a sfavore, il veleggiare, il quindi sì, la comprerei, non mi è dispiaciuta, come macchina in sé per sé non mi è dispiaciuta. La mia macchina è molto simile come motore, mi sa che avete già capito più o meno di che macchina parlo, ma non è ovviamente originale, per svariati fattori. La sfortuna di questo periodo è che non posso fare un video, ma era in porto di fare un video in cui io portavo le mie due macchine a dargli una lavata, cosa che hanno molto bisogno, visto che non so, penso pesi almeno 50 kg in più solo per lo sporco che ci ho detto. La sfortuna è che non posso fare il video per questo brutto periodo che ci sta affliggendo tutti, e intanto non so perché il trekking prende cose che non deve prendere. Questo periodo è un periodo un po' particolare anche per me, sono un po' fermo, non tanto con le idee quanto con la voglia, e quindi non è andato in porto il video che volevo fare sulle macchine e sul motivo per cui ho queste due macchine. E la mia intenzione era quella di dare io le mie impressioni e farle dare a una persona un po' meno esperta, che in questo caso è la Cindy, di tutte e due le macchine. E quindi, perché sei passato da una macchina manuale benzina a una macchina a cambio automatico a doppia frizione diesel? E quindi non ve lo dico, non è questo il video in cui voglio dirvelo. Quindi dovremo aspettare che questa situazione un po' pesante, un po' particolare, che ci sta affliggendo un po' a livello mondiale, cambi, che tutto possa andare meglio, insomma. Mi raccomando, state a casa, non fate le fave, come si dice qui dalle nostre parti. Io cercherò comunque ora a breve di tirare fuori finalmente il video dei 200 iscritti, visto che quello dei 100 non l'ho fatto, quello dei 200 ho intenzione di farlo. Non vi dico che cosa farò, perché sennò è troppo bello. Quindi ci vediamo al prossimo video. Condividete, mettete un mi piace se vi è preso il tempo. Devi prendere me. Ok, mettete un mi piace, la campanella, così che potete seguirmi. Seguitemi anche su tutti i vari social, anche se sono poco attivo. Bella Cindy. Io continuo ad avere il brutto vizio di non guardare in camera, ma di guardare me. E quindi è bruttissima sta cosa. Però va bene. Ciao.